John Berserk, il miglior arm wrestler di tutti i tempi, il dio del braccio di ferro, re dello sport da quasi 40 anni. In questo video andrò a parlarvi del leggendario John Berserk, cercando di farvi capire, anche solo minimamente, la sua grandiosità e magnificenza. John nasce il 15 luglio del 64, in America, nell'Illinois, in un comune di 20.000 anime. Il padre di John era anch'esso un arm wrestler e già all'età di 5 anni fece appassionare suo figlio a questo sport. John attribuisce la sua incredibile forza nelle braccia al padre e alla straordinaria genetica che gli ha trasmesso, conferendogli ossa molto dense e forti e articolazioni e legamenti d'acciaio. Quando iniziò la scuola, fin da piccolino, sfidava costantemente i suoi compagni di classe, cosa che continuò a fare fino ai 13 anni. Era evidente fin da subito che fosse molto forte, e ben presto iniziò a tirare seriamente con il padre e i suoi rispettivi amici, finché un giorno si ruppe l'omero, tramite una frattura spirale all'osso. Questo tipo di infortunio, purtroppo, è quello più comune nel braccio di ferro. La cosa più incredibile è che John, dopo l'infortunio, si riprese completamente, tornando al tavolo, diventando più forte che mai, per arrivare a pochi anni dopo, dove divenne campione mondiale nel torneo più prestigioso della storia del braccio di ferro, a soli 22 anni. Una volta finite le superiori, John iniziò subito a lavorare e decise di intraprendere una carriera nel settore dell'aviazione, lavorando come meccanico per la Delta Airlines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti. John fece questa decisione tenendo molto bene in conto che avrebbe avuto notevoli vantaggi per i voli e gli spostamenti in trasferta, dove avrebbe potuto usufruire degli speciali sconti applicabili dai dipendenti della compagnia aerea per gareggiare all'estero. Difatti, come vedrete nel prossimo segmento video, John era solito prendere l'aereo, andare direttamente nel paese natale dei campioni che avrebbe sfidato, distruggerli completamente davanti ai loro fans e tornare con il premio a casa da vincitore. Grazie alle sue incredibili vittorie gli vennero conferiti vari soprannomi, tra cui Giant Crusher, il distruttore di giganti, Superman, il superuomo, e The Perfect Storm, la tempesta perfetta. Quest'ultimo soprannome gli venne conferito perché è uno dei pochissimi atleti, insieme a Devon Larratt, che può combattere con qualsiasi stile, adattandosi e cambiando tecnica a suo favore per vincere. E ora, signore e signore, mettetevi comodi, perché sto per andare a parlarvi della carriera più lunga e decorata della storia del braccio di ferro. Decadi di dominio assoluto dell'uomo che per 25 anni non è mai stato sconfitto e che per quasi 40 è rimasto all'apice dello sport. John nella sua carriera ha vinto più di 500 titoli in 5 continenti diversi, battendo letteralmente ogni persona con il quale abbia mai gareggiato, tranne due nomi, Alexei Vovoda e Alan Kariev.
due pesi massimi russi dalla genetica incredibile, e l'unico motivo per il quale non li ha mai battuti è perché si sono sfidati solamente una volta. Capite bene che se dovessi elencare e parlarvi di tutte le vittorie di John, verrebbe fuori un video lungo svariate ore, quindi cercherò di sintetizzare al meglio delle mie capacità. La carriera di John inizia ufficialmente nel settembre dell'82, quando aveva ancora 18 anni. Qui diventa per la prima volta campione mondiale della sua categoria di peso, allora i pesi leggeri, e addirittura ha battuto il campione dei pesi massimi, vincendo anche il titolo mondiale per quella categoria. Quindi, come suo primo debutto nello sport, divenne duplice campione mondiale in due categorie di peso diverse. 26 luglio 1986, a Las Vegas si tenne la finale del più grande torneo di braccio di ferro che il mondo abbia mai visto. Solamente le qualificazioni durarono più di 2 anni, tenutesi in tutti i continenti, i migliori atleti del mondo riuniti per aggiudicarsi il montepremi, un truck della Volvo dal valore di $250.000, con rispettivo vagone cargo dal valore di $30.000. In questo torneo hanno partecipato mostri del calibro di Cliff Dean, Richard Lupkis, Ed Arnold e Scott Norton. Forse molti di voi non hanno mai sentito questi nomi, però a voi basta sapere che sono tra i più grandi atleti americani degli anni 80 e 90, nonché uomini dalle proporzioni mastodontiche. John vinse quel torneo, aggiudicandosi il primo premio, la fama e la gloria. Per citarvi alcuni tra i più celebri ed importanti tornei e federazioni di braccio di ferro dove John ha partecipato e vinto, troviamo Over the Top, WWC, Yukon Jack, Golden Bear, Main Event, WEF, Harley Poe, Slotty Tour, PAL, Mohegan Sun, MGC, A1, Senec Hand, UAL e WEL. Invece adesso andiamo a vedere i nomi più grandi dello sport che è riuscito a battere. Mettetevi comodi perché la lista è lunga. Denis Cyplenkov, Andrei Pushkar, Devon Levitt, Michael Todd, Alexei Semerenko, Dave Chaffee, Travis Bagent, Ivakin Taras, Richard Lupkis, Gennady Kvikvinya, Farid Usmanov, Arsen Liliev, Matt Mask, Todd Hutchkins, Ion Oncescu, Vasil Dautashvili, Ron Bath, Zaurt Skadadze, Tim Bresnan, Dave Patton, Hazimurat Zoloev, Jerry Cadoret, Rustam Babayev, Massio Barbosa, Cobra Rhodes, Derek Smith. Ho elencato i migliori atleti dello sport negli ultimi 40 anni e John li ha battuti tutti. L'ultimo campionato mondiale vinto da John è stato nella WEL nel 2015, battendo Devon Levitt nella finale. Ci sono alcuni momenti che sono stati incredibili nella carriera di John e vorrei condividerli con voi. Iniziando dal primo contro Zaur. Per chi non lo conoscesse, Zaur è un colosso di 2 metri e 2 centimetri che pesava più di 140 kg, originario della Georgia, nonché predecessore e idolo di Levan Shaginashvili, dove nel 1990, alla finale del torneo Golden Bear, tenutosi a Mosca, riusciva a tenere il suo avversario nel centro come se stesse giocando, piegandogli il polso all'indietro, aprendolo e scaraventandolo contro il pin con una forza dir poco esplosiva. La cosa più incredibile è che non stiamo parlando di un principiante, ma di un pluricampione mondiale con una stazza davvero gigante, e John all'epoca pesava sui 90 kg. Un altro episodio che voglio condividere con voi è avvenuto durante la finale dello Slotty Tour nel 2008 contro Denis Cyplenkov, dove dopo essersi ritrovato in una posizione svantaggiosa e aver perso il polso, ha provato a sganciarsi da John, però senza riuscirci, dato che Berzung è noto per la sua presa d'acciaio. Contro Denis si è sfidato numerose volte, dal 2008 al 2010, e ha sempre vinto, perdendo solamente una volta. John è anche riuscito a battere il King's Move di Michael Todd, in un modo incredibile, di pura forza bruta, quasi sollevandolo da terra. Attualmente John ha 57 anni, ha messo su famiglia con sua moglie, e le sue due figlie, a loro volta,
Ha tanti nipotini a cui insegnare le vie del braccio di ferro. John non ha intenzione di tornare a gareggiare a causa di alcuni gravi infortuni alla spalla che gli impediscono di allenarsi senza dolore. John è un uomo molto semplice e riservato. Gli piace godersi la sua vita insieme alla sua famiglia, come hobby a fare lunghi viaggi in moto e andare in barca. Ha detto in maniera ironica che se la salute glielo permetterà, quando compierà 60 anni farà un ritorno allo sport, vincendo il titolo mondiale, giusto per dire di aver dominato per quasi mezzo secolo. La cosa più importante per John nello sport non sono stati i premi vinti, ma a sua detta le persone conosciute e le amicizie create. Perché per allenarsi bene nel braccio di ferro c'è bisogno di gente con la stessa mentalità e passione per lo sport. Bene ragazzuoli, il video è quasi finito, spero vi sia piaciuto e spero di aver reso onore al grande John. Credetemi, non è un fardello da poco dover decantare le vicende di un tale campione. Spero di esserci riuscito anche in minima parte. Io come al solito vi lascio con alcune curiosità su John. John nella sua vita ha fatto palestra solo per 6 mesi. L'unico allenamento che faceva per diventare più forte a braccio di ferro era al tavolo con i suoi compagni. Non si è mai allenato con i pesi. Difatti, il suo miglior risultato in panca sono stati 5 colpi con 140 kg. John, al suo apice, era alto 1,83 m, pesando tra i 90 e i 100 kg all'incirca. Il braccio destro di John è considerevolmente più grosso del sinistro e le sue dita sono molto spesse e forti, contrariamente a quello che la gente può pensare. Hollywood ha completamente dedicato un film a John Berzenk, con Sylvester Stallone come protagonista, chiamato Over the Top. Nel film, Sylvester interpreta il giovane John e la sua scalata per il primo posto del torneo. Addirittura in alcune scene c'è pure John. Un altro film bellissimo è Pulling John, un documentario che parla delle vicende di John Berzenk, Alexei Voevoda e Travis Pagent nei primi anni del 2000. Se siete fan dello sport dovete assolutamente vederlo, lo trovate gratuitamente su YouTube. Ragazzuoli, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Come al solito ci ho messo molte ore di lavoro per portarvi il miglior contenuto possibile. In cambio chiedo solo un like al video e l'iscrizione al canale. In questo modo mi aiutate immensamente a continuare a portarvi nuovi contenuti. Date un occhio alla descrizione per vedere gli articoli e video correlati. Io vi saluto e non scordatevi che la forza non è mai una debolezza. Stay strong!